Bentrovati, lunedì sarà presentato nella sala consiliare del comune di Andria un libro intitolato Andria Rinascimentale, episodi di arte figurativa. Il libro è scritto dalla dottoressa Clara Gelao, che è la massima studiosa di arte rinascimentale in Puglia e non solo, ed è già stata direttrice della Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto di Bari. Nell'ambito di questa presentazione ci sarà anche la presentazione di un evento, poiché appunto l'iniziativa è stata sostenuta dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Dicevo, nell'ambito di questa presentazione ci sarà anche la presentazione di un altro evento, cioè le giornate FAI per le scuole, e parleremo di questo nell'ambito di questa puntata di Culturalmente con l'autrice del libro, la dottoressa Clara Gelao, e con Rosa Crocetta, che è capo delegazione FAI per la BAT. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, leggere un titolo, Andria Rinascimentale, suona un po' strano, perché noi siamo abituati ad associare la nascita, la storia della città di Andria all'epoca normanna, e quindi scoprire, ecco, che c'è un libro e quindi c'è dietro uno studio che testimonia che la città di Andria conservi molto di arte rinascimentale, è molto bello. E allora ci spiega perché, come ha condotto questo studio e perché... Perché ho scelto Andria. Sì. Beh, ho scelto Andria prima di tutto perché appunto la professoressa Crocetta mi ha chiesto appunto proprio questo argomento, perché non è esatto che la Puglia in generale, non soltanto Andria, non abbia avuto un proprio rinascimento. È proprio una falsa idea, perché effettivamente c'è una preponderanza dell'arte romanica e barocca, anche se parliamo del Salento, però c'è anche una faccia rinascimentale in tutta la Puglia, e Andria è una delle protagoniste di questa fase. Non dimentichiamo che è stata, diciamo, retta da un personaggio della levatura di Francesco II del Balzo, che apparteneva appunto ad una famiglia, come tutti sanno, di origine provenzale, i D'Bo, con grandi rapporti con la corona napoletana. Era cognato del re di Napoli, perché appunto aveva sposato la sorella della moglie del re, e poi manteneva una serie di rapporti e con il luogo d'origine, proprio la Provenza, ma anche in genere col Mediterraneo occidentale. Quindi un personaggio veramente molto importante. A lui è legata la scoperta, per esempio, delle reliquie di San Riccardo. E al di là poi di Francesco II del Balzo, che è protagonista ma non unico, non dobbiamo dimenticare anche i vescovi, come il De Florio, per esempio, anche lui promotore di tutta una serie di imprese del rinnovamento della cattedrale. Ci sono poi testimonianze anche oggettuali di grandissima importanza, a parte le due tavole con le due tavole reliquiario, che erano in origine in cattedrale e che attualmente sono conservate nel Museo Diocesano, che possono attribuirsi alla cerchia di Enguerrand Carton, quindi con un richiamo alla Provenza, anche qui. Mi è capitato anche di trovare magnifico proprio il crocifisso della chiesa di San Nicola di Andria, di cui nessuno ha mai parlato, ma è un crocifisso di una bellezza incredibile, di una qualità formale direi molto molto alta, di cui non ha parlato nessuno. Ho riparlato per esempio del famoso altare dell'Annunziata, che è una sorta di pastiche composto, diciamo, da pezzi di varia epoca provenienti da due insiemi, di cui uno, diciamo, databile intorno al 1470-80, e l'altro, diciamo, insieme, che è stato poi mescolato, databile intorno al 1540-45. Insomma, ci sono diverse cose che mi hanno orientato a parlare di Andria Rinascimentale. Ho intitolato questo testo Episodi, perché in realtà l'argomento non è affatto esaurito, perché ci sono molte altre cose di cui parlare, a cominciare dall'architettura, ma anche la parte relativa alle arti figurative è ancora di là dall'essere conclusa,
dal punto di vista dello studio. Per adesso è un assaggio, diciamo così. Questo studio che lei ha fatto riguarda prevalentemente le chiese della città di Andria, e quindi o episodi di arte figurativa presenti nelle chiese. Sì, quasi sempre si trovano nelle chiese. Quali sono le chiese oggetto di interesse? Beh, anzitutto, ripeto, parliamo sempre di oggetti contenuti all'interno di chiese. Tangenzialmente magari si parla delle chiese per ambientare, contestualizzare l'oggetto, a cominciare dalla cattedrale, da cui vengono appunto le due tavole, questa bellissima Madonna che vedete in copertina, che fa parte di un presepe che si trovava in origine nella cattedrale di Andria, la chiesa di San Nicola, l'Annunziata, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, sono state prese sempre parlando di oggetti contenuti all'interno, ma anche chiese minori, come per esempio la chiesa di Santa Lucia, più o meno sono queste le chiese, insomma. Questa, l'immagine di copertina raffigura una Madonna, lo dicevamo prima. Raffigura una Madonna orante, con gli occhi abbassati, perché sta pregando davanti al bambino che non c'è più, perché è scomparso, fa parte di un presepe di cui io non dico che siano sopravvissute solo due figure, si trattava di un presepe in forma ridotta, perché il presepe normalmente, almeno quelli pugliesi, sono ambientati in grandi grotte di pietra viva e sono in pietra. Il presepe di Andria è un presepe importato, per quanto l'autore, che secondo me è un autore napoletano-abruzzese, ecco, per cui la sua cultura rifluisce da nord, non è pugliese, ce ne accorgiamo da parecchi elementi. Tutti i nostri presepi pugliesi hanno la Madonna, per esempio, invariabilmente ammantata da un velo che le copre anche la testa. Questa è una capigliatura bellissima, tra l'altro, libera, e poi anche tipologicamente un po' diversa, anche se l'autore conosceva anche la tradizione pugliese, perché la tradizione presepiale pugliese è molto importante. A tutt'oggi sopravvivono in Puglia, in pietra, oltre 20 presepi, giusto per dire di che cosa parliamo, monumentali. La Madonna ci è parsa bellissima, perché lo è in realtà. Quindi sono due figure, quella della Madonna e quella di San Giuseppe, che adorano il bambino, adoravano un tempo, visto che il bambino attuale è un'interpolazione successiva, ecco perché sono in questo atteggiamento orante. Anzi, c'è San Giuseppe che si scopre, tenta di scoprirsi il capo, proprio così, in atteggiamento di rispetto nei confronti del nuovo nato. Qual è stata l'immagine, la scoperta anche per lei nello studio di questo percorso? Diciamo, la vera e propria scoperta è stata... Beh, mi ha consentito, sì, soprattutto di studiare l'altare dell'Annunziata, che era una cosa su cui da molto tempo pensavo di dovermi soffermare. Questa è stata un'occasione. Diciamo, è stato molto difficile studiarlo, proprio a motivo di questo stranissimo accostamento di cose diverse, e nell'interpretazione di alcuni episodi, come dire, raffigurati nell'altare, mi è stato di grande aiuto, devo dargli proprio questo riconoscimento pubblico, Monsignor Luigi Renna, che mi ha indirizzato proprio a riconoscere alcune storie di Ercole. Uno dice, come mai Ercole in un monumento chiesa, cristiano? Infatti. In realtà Ercole era molto apprezzato sin dal Medioevo, considerato una sorta di pre-Cristo, perché aveva affrontato tutta una serie di fatiche, quindi è una specie di purificazione che aveva affrontato prima di poter poi ottenere il suo obiettivo. Quindi si parla addirittura nelle fonti di Ercole cristiano, e non è così rara la rappresentazione di Ercole in chiese cristiane. Lo si trova in diverse chiese anche all'estero, per esempio. E questo è stato un argomento che mi è interessato molto. Un altro è stato la scoperta del crocifisso di San Nicola e anche di una bellissima statua realizzata con la tecnica dell'estofado, che è un po' complicata da spiegare, per cui ci passo sopra velocemente, che si trova nella chiesa di San Domenico e che era una Madonna del Rosario, anche se oggi ha perso gli attributi.
Bene, allora, nell'ambito di questa giornata, ripeto, la presentazione avverrà lunedì alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune di Andria e per arricchire questo evento, questo momento importante per la storia della città di Andria, il FAI, oltre che sostenere con la ricerca e lo studio di questo lavoro pregiatissimo, appunto fatto dalla dottoressa Clara Gelao, interviene con un programma di 4 giornate che partono da lunedì. Rosa Crocetta, 30, capo delegazione della BAT. Da lunedì fino al 30. In realtà noi abbiamo inserito la presentazione del libro, che ha un valore a sé stante, in un evento nazionale del FAI dedicato alle scuole. Perché nella mia ottica di professoressa non troppo pentita, il fatto di insegnare i ragazzi a conoscere queste cose è un grande valore aggiunto. Quindi se noi consentiamo ai ragazzi di studiare e di capire queste cose, i ragazzi capiranno che hanno un grande patrimonio artistico da tutelare, ma se non studiano non lo capiscono. E se noi non lo facciamo capire, queste cose tra un po' non avranno più valore, insomma. Quindi proprio i tuoi studenti studieranno proprio la Madonna del Rosario con questa tecnica particolare, no? Perché sì. Diversamente io ho appreso cosa fosse questa tecnica alla mia non giovane età. I tuoi ragazzi hanno il vantaggio, grazie a questo evento, di saperlo subito. Penso che sia importante questa cosa. Ci saranno i ragazzi che guidano e le scolaresche che, prenotandosi naturalmente, potranno seguire questo percorso attraverso le chiese, vedendo le cose più importanti. Non è possibile vedere tutto, però, e tutto sarà presentato dai ragazzi. Allora, le visite guidate si terranno nelle giornate di lunedì, allora, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, solo di mattina e solo su prenotazione, perché naturalmente non possono arrivare 10 scolaresche insieme, bisogna scaglionarle nella mattinata. Poi ci saranno studenti delle scuole, sì, scuole superiori, che invece faranno da ciceroni. Quattro scuole di Andria, il Colasanto, che ha già collaborato con me, il Lotti Umberto I, che si è inserito benissimo quest'anno con grande entusiasmo, devo dire, e il liceo classico, e ci sarà anche qualche ragazzo della scuola media Vaccina. Bene, le chiese coinvolte. Le chiese coinvolte. Il giro parte naturalmente, abbiamo sentito la dottoressa Gelao, dalla cattedrale. E poi, attraversando il centro storico, passeremo per San Francesco e poi per San Domenico, per San Nicola, per finire con l'altare della Pietà dell'Annunziata. Allora, in questo percorso poi vorrei capire perché la dottoressa Crocetta ha chiesto di effettuare proprio uno studio, una ricerca più approfondita sull'Andria rinascimentale alla dottoressa Gelao. Perché tu vedi che era poco conosciuta, era pochissimo conosciuta, quindi perché dobbiamo far capire le cose, anche le cose che si vedevano studiate assumono un valore diverso. Quindi il crocifisso di San Nicola sta sempre lì, però studiandolo si capisce che attribuiamo un valore maggiore, è un valore ancora maggiore perché lo studiano i ragazzi, ma dal mio punto di vista. Avete avuto difficoltà anche a interfacciarvi, dal momento che molte di queste chiese si trovano nel centro storico, spesso non sono più parrocchie. Ecco, avete avuto la possibilità sia nel lavoro di ricerca per la dottoressa Gelao, sia nel percorso di visite guidate, insomma, con gli studenti, difficoltà ad entrare in queste chiese e quindi a poterle visitare? Devo rispondere che se nessun lavoro si fa senza tanta pazienza. E peraltro chi c'è la difficoltà oggettiva anche di chi deve tenere le chiese aperte. È un discorso generale sulla gestione dei beni culturali. Se consideriamo le chiese come musei, forse bisognerebbe trovare il modo di tenerle aperte. È difficile, comunque abbiamo avuto pazienza, vero? Abbiamo avuto pazienza, sì, qualche difficoltà c'è stata. Per forza, ma... E ecco perché a volte resta ancora parecchio da vedere, perché tra l'altro Andria ha tantissime chiese, non è detto che in chiese di epoca successiva non si trovino oggetti precedenti.
quindi si tratterebbe proprio di avere una libertà massima, ma comunque con un po' di pazienza si può sempre riuscire. Allora, come è stato strutturato il suo lavoro di È stato strutturato, sì, secondo capitoli, come dire, autonomi, cioè non è necessario che tutto il libro sia letto, se uno non interesse. Non ho voluto fare una narrazione unica che sarebbe diventata molto pesante. Ho scelto una formula abbastanza agile in cui non ho messo note, ma ho messo una nota bibliografica alla fine dei capitoli per chi volesse approfondire capitolo per capitolo gli argomenti trattati. E ho cercato di adoperare un linguaggio divulgativo, ecco. Senza perciò, mi auguro almeno, senza perciò essere banale. C'è una nota di approfondimento che merita la figura di Francesco II del Balzo. Lei ha detto prima che è una delle figure più importanti che ripercorre lo studio della storia di Andrea. Dal suo lavoro di ricerca, che cosa è bene sapere? Beh, a parte tutto ciò che è stato già scritto su Francesco II del Balzo, credo che addirittura c'è una bellissima e approfondita voce nel Dizionario Biografico degli Italiani, per esempio, che è un libro che pochi consultano, anzi è una collana, che è fatta molto bene, voglio dire, anche per i ragazzi, conoscere le cose fondamentali, la bibliografia. Cioè io ho approfondito, senza voler entrare nel problema dell'attribuzione, che secondo me è insormontabile, se sia di Francesco Laurano o di Domenico Gaggini. Perché? Perché i due scultori hanno frequentato gli stessi ambienti, hanno lavorato entrambi a Napoli, entrambi in Sicilia. Cioè, voglio dire, non è un caso che molte opere dell'uno siano attribuite all'altro e viceversa, perché è proprio un ginepraio. Quindi non ho voluto per un'ennesima volta prendere posizione, perché non sarebbe stata l'ultima. Invece credo di, ho fatto questa ipotesi, credo di poter dire che si tratta di un ritratto funerario fatto subito dopo la morte, addirittura io credo su una maschera. La datazione di questo busto, come lei sa, oscilla lungo un arco di 40 anni addirittura. Da chi lo data al 1442, come per esempio D'Urso, e avrebbe avuto 32 anni, una data che non coincide assolutamente con il ritratto così come lo vediamo, fino al 1482, che è l'anno della sua morte. Io sono d'accordo su questo anno, ed è proprio la visione diretta, di cui dobbiamo ringraziare Don Gian Nicola Gresti, perché ce l'ha messo proprio a disposizione, per poterlo guardare veramente benissimo, mi ha convinto del fatto che si tratti di una persona anziana. Ha un volto solcato di ruga, un prolasso di una palpebra, ha l'arcata dentaria inferiore deformata, cioè è un vecchio in tutti i suoi 72 anni, altro che. Quindi è una maschera mortuaria che è stata utilizzata. E le maschere mortuarie non era così raro che fossero inviate a degli scultori perché ne ricavassero poi dei ritratti. Questo anche se gli scultori erano lontani. In fondo la data 1472 da che cosa derivava? Derivava dal fatto che chi credeva che fosse Laurana sapeva che nel 72 Laurana aveva lasciato la Sicilia e che nel 73, fine 73, si trovava poi a Napoli e quindi avrebbe fatto, secondo questa ricostruzione, questo stranissimo giro per raggiungere Napoli, sarebbe passato per la Puglia, dove gli è attribuita la Madonna con bambino di Sant'Eramo, e poi sarebbe andato a Napoli. Ma questa è una, come dire, una congettura, non c'è nulla che supporti questa datazione, né c'è una prova che Laurana sia stato in Puglia. Non parliamo di Gaggini, che non c'è mai stato. E quindi è chiaro che questo busto è stato realizzato altrove, o in Provenza, dove era ancora Laurana a quell'epoca, nell'82, oppure in Sicilia. Ma come? Attraverso queste maschere mortuarie che venivano inviate. Ma d'altra parte, vedendolo, è chiarissimo che l'età di 72 anni è quella che gli si confà di più, è l'età della sua morte. E un particolare di cui devo ringraziare proprio
la professoressa Crocetta che mi ha attratto la mia attenzione su questo, non ha pupille. I ritratti dei morti in genere non hanno pupille. E ho fatto caso poi a molti busti che hanno le pupille, che rappresentano quindi personaggi viventi. Ecco perché ho dato una datazione che tra l'altro non è unica, perché per esempio Fabio Di Clario, che è un grande studioso di Gagini, genovese, lui opera a Genova, dà proprio questa datazione, senza, diciamo, aver fatto tutti questi discorsi, ma proprio sulla base dei confronti con Gagini. E io ho una piccola inclinazione verso Domenico Gagini, devo dire, più che verso Laurana. Rosa Crocetta voleva aggiungere... No, no, spero che vengano tutte le scuole di Andria in visita, perché è veramente una bella occasione. Cioè, far presentare le cose studiate dai ragazzi ai ragazzi è bello. Sì, in realtà è opportuno sottolineare che le iniziative del FAI per le scuole non sono una novità per questa occasione. Certo. Il FAI interviene nell'arco dell'anno scolastico più volte proponendo visite guidate agli studenti, fa riscoprire siti che sono altrimenti dimenticati, abbandonati, eccetera, e chiusi, e quindi ogni anno avete sempre un itinerario nuovo da proporre. Sì, perché ci sono sempre tante cose bellissime, ma fuori degli itinerari usuali. Quindi chi normalmente viene alla nostra zona visita Castel del Monte, la Cattedrale di Trani e ha finito il giro. E invece ci sono tante cose bellissime e quindi ogni anno proponiamo alle classi FAI delle visite in piccole realtà importantissime, dove ci sono sempre degli studenti che presentano i luoghi e che sono fuori degli itinerari normali, usuali, delle visite scolastiche. Ci sono stati dei successi che ha conseguito il FAI. Perché essere classe FAI deve essere un privilegio. Va bene, allora il tempo a disposizione è terminato, tra l'altro abbiamo voluto anticipare qualcosa ma non dedicare appunto un approfondimento, proprio per consentire lunedì prossimo a chiunque, a tutti, a tutte le scolaresche e non solo, di poter partecipare alle ore 18:30 alla presentazione del libro che, lo ripetiamo, si terrà nella sala consiliare del Comune di Andria. Intanto grazie alla dottoressa Clara Gelao, grazie a Rosa Crocetta per il suo impegno profuso nell'ambito del FAI, grazie a tutti per averci seguito. Culturalmente torna la prossima settimana con un altro approfondimento. Arrivederci.